Dal Vangelo di Marco. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Dal deserto al monte, dal deserto pieno di sabbia e di pietre, al monte pieno di luce. Questo è il percorso che Gesù fece fare ai discepoli e che fa fare anche a noi oggi. Naturalmente non subito dopo il deserto, era passato del tempo, erano passati degli anni dal momento delle tentazioni nel deserto al monte della trasfigurazione, ma il percorso è questo: dal deserto alla luce, dal nulla al tutto, dal luogo in cui rischi di perdere te stesso al luogo in cui ti ritrovi in pienezza, perché sei solo con Gesù, che è solo con te, con Gesù che ti ha condotto in disparte per farti fare un'esperienza viva di Dio, per farti sperimentare con i tuoi stessi occhi ciò che ti aspetta, il traguardo della tua esistenza. Il cammino non è semplice, come non è semplice salire su una qualunque montagna. L'Evangelista ci dice che il monte era alto. Come è difficile fare qualunque cammino, anche quando esso è comodo, in treno oppure in auto, abbiamo sempre bisogno di una sosta. E Gesù ai discepoli propone questa sosta, la sosta del Monte Tabor. Come vi dicevo, ne abbiamo bisogno anche in macchina, anche in autostrada ci sono le aree di sosta. Non possiamo farle mancare nella nostra vita di uomini e di donne, nella nostra vita di credenti. La sosta perché lì possiamo riquadrare il tutto, perché lì ci possiamo rendere conto del percorso che il Signore ci sta facendo fare. Dopo sei giorni, ci dice il Vangelo. Perché questa connotazione temporale? Spesso nel Vangelo siamo abituati a sentir dire in quei giorni, in quel tempo. Cosa era accaduto di così importante sei giorni prima che l'Evangelista Marco sente la necessità di dircelo? C'era stata la professione di fede di Pietro e c'era stato il rimprovero di Gesù allo stesso Pietro. Pietro aveva detto a Gesù: «Tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio», e Gesù lo aveva lodato: «Beato te, Simone, perché questa cosa te l'ha suggerita lo Spirito». Ma appena Gesù spiegò in che modo lui voleva fare il Messia, in che modo si sarebbe mosso il figlio di Dio fatto uomo, ecco che Pietro gli dice: «Non ci andare a Gerusalemme, Signore, non andare lì, dove dovrai soffrire e dove dovrai morire». E si sente dire da Gesù: «Va dietro di me, Satana, torna dietro di me, riprendi a fare il discepolo, non puoi essere tu il maestro della mia vita». E forse Pietro mise il broncio a Gesù, forse Pietro un po' si arrabbiò con Gesù
E quindi forse per quei giorni non gli aveva nemmeno parlato, aveva fatto il sostenuto. Ed ecco che Gesù a Pietro, lui gli aveva dato questo nome, Simone detto Pietro, cioè dalla testa dura, e a Giovanni e Giacomo, i figli del tuono, chiede di seguirlo sul monte. La prima sosta è per questi tre discepoli, forse non migliori degli altri, forse non peggiori degli altri, ma che comunque mostravano di non aver compreso, che non volevano che Gesù seguisse il percorso del servo, che seguisse il percorso del dono della sua vita, come abbiamo detto domenica scorsa. E a loro, davanti a loro, Gesù manifesta tutta la sua gloria. E quel momento valse per Pietro, Giacomo e Giovanni l'intera loro vita. Lì capirono che Gesù non mentiva. Lì capirono che Gesù non stava raccontando favole, che quello che diceva era la verità, che il disegno di salvezza che stava loro proponendo si sarebbe assolutamente realizzato. Però rimanere lì era troppo bello. Ed ecco che allora Pietro dice: Signore, voglio lavorare per te, voglio lavorare per Elia, voglio lavorare per Mosè, vi facciamo tre capanne e restiamo qui per sempre. Ma non si può rimanere sempre sul monte. A volte all'interno di una partita di calcio o di qualunque altro sport c'è una giocata sopraffina e i giornalisti dicono solo quella giocata valeva il prezzo del biglietto. Quel momento sul Monte Tabor valeva il prezzo dell'intera vita per Giacomo, Giovanni e Pietro. Ma come non si può restare eternamente in uno stadio, dopo la partita si torna a casa, così, dopo quella visione di Gesù trasfigurato, non si può restare sul monte. Bisogna riscendere nella valle, bisogna riscendere nella quotidianità e lì portare l'immagine di Gesù gloriosa che abbiamo intravisto, perché tutti possano fare la stessa esperienza che abbiamo fatto noi. Lì, nella valle, dove siamo tornati, dopo aver sperimentato la luce e la bellezza della trasfigurazione, noi, con il nostro sguardo trasfigurato, con i nostri occhi luminosi, saremo testimoni e annunciatori credibili della parola di Gesù, del Vangelo che davvero diventa una bella notizia. Ecco quello che ci viene chiesto, fratelli e sorelle, avere lo sguardo cambiato di chi si è innamorato di Gesù, avere lo sguardo luminoso che hanno due giovani che hanno scoperto l'amore, che ha una mamma o un papà quando guardano il loro figlio, che ha un figlio quando riposa dolcemente fra le braccia della mamma. Se ti sei innamorato almeno una volta nella vita, se almeno una volta nella vita hai sperimentato l'amicizia, guardi le cose con un occhio diverso. Se hai fatto esperienza almeno una volta del Tabor, se almeno una volta hai potuto intravedere la bellezza di Gesù, la bellezza che è il suo amore per noi, allora la tua vita è cambiata, la tua vita è trasfigurata e avendo trasfigurato i tuoi occhi, avendo trasfigurato il tuo cuore, potrai essere strumento per trasfigurare le persone e le cose e la realtà nella quale tu vivi. Bisogna tornare giù, bisogna riprendere il cammino. La sosta è una fermata, ma poi bisogna ricominciare. La vetta non è il Tabor, la vetta è il Calvario. Lì, con la croce e la risurrezione, Gesù si manifesterà definitivamente e potrà dirci: andate in tutto il mondo ed annunciate quello che avete sperimentato ed annunciate Dio come buona notizia, annunciate che la bellezza salverà il mondo, la bellezza dell'amore donato.